Bella a tutti i miei slime, qui a bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo a ascoltare in realtà un bel po' di roba. Allora vi spiego com'è nato questo video. Settimana scorsa è uscito l'EP di Tony 2M, Hypnosis Liderice. Inizialmente dovevo reactare quello, solo che lo stesso giorno ha droppato anche Ammon Vulture, il suo nuovo singolo, il primo dopo An Ape Escape. E allora mi sono detto, reactiamo anche Vulture, tanto alla fine si tratta sempre di Fiamma Gang. Poi però, come se non bastasse, è uscito anche Fats for TL, che è un singolo droppato su YouTube con video, e anche in questo caso bene o male abbiamo sempre gli stessi membri di Fiamma Gang, quindi questa reaction dovrebbe essere teoricamente Hypnosis Liderice, ma praticamente è tutta la roba Fiamma Gang uscita ultimamente. Io, se siete d'accordo, partirei con Vulture di Ammon per ascoltare poi Fats for TL e infine Hypnosis Liderice, così possiamo concentrarci totalmente su Tony 2M. Vulture di Ammon. Non potete capire che tortura è stata non ascoltata. Ok. Mamma, che flow. Posso così finalmente aggiungerla alla mia cazzo di playlist che trovate sempre in descrizione. Mi raccomando, andatela a followare. Non ascoltare questa canzone fino ad oggi è stato molto difficile. Hit, che cosa si può dire? Il ritornello è assurdo, veramente suona un botto anche americano. Tutti i flow che ha preso sono assurdi. E sta traccia in generale l'aspettavo da quando l'ha spoilerata la prima volta su Instagram, quindi veramente poco da dire. Hit. Mi riandrei giusto così al volo a leggere il testo per capirci qualcosa in più. Tra l'altro, grazie al signor Carra che ogni volta si prende lo sbattimento di scriverli su Genius. Ah, vedi, una cosa che per esempio non avevo mai capito onestamente era per cosa stesse Vulture, ed essenzialmente sta per Bisignano Culture. Incredibile, ho ascoltato la canzone e non ho capito un cazzo. Ora sto leggendo il testo e sto capendo ancora meno. No vabbè, sto scherzando, in realtà grazie a Fiamma Gang il calabrese sto iniziando a capirlo un po' di più. Comunque vabbè, non c'è un cazzo da dirvi, c'è una hit, le strofe sono on fire, ho preferito il ritornello che è totalmente lit, quindi direi andiamo con Fats for TL. Qua c'è anche il video. Il video sembra uno di quelli del 2013 a Chirac. Mamma mia. Pure che vota. It, la cosa che mi dispiace di più di questi pezzi è che bene o male non verranno cagati da nessuno, perché il video è quello che è, ma ovviamente è stato fatto apposta. Tra l'altro mi ricorda un botto tipo i video 2012-2013 di Chicago, dove stavano tutti pieni di armi con una qualità pessima. La canzone è totalmente in dialetto e quindi anche per questo la gente che sa può ascoltare alla fine quella è quella è. Ma ovviamente l'obiettivo di questa canzone non era per niente andare in mainstream a fare una cosa proprio così cattiva, hard, cruda. Se in Vulture ci ho capito qualche barra, qua proprio sfioriamo lo zero. Solo gli incula chi te muort. E va benissimo così. Comunque, per chi non lo sapesse, 4TL sta for the loot. E non so bene come definirla, ma diciamo che è una realtà nata in Fiamma Gang. Cioè, alla fine, come avete visto, i membri sono gli stessi di Fiamma. Però, sotto il nome di questo gruppo o collettivo, come volete chiamarlo, fanno appunto roba così cruda. Ok, abbiamo ascoltato queste due canzoni. Io direi che ora possiamo tranquillamente concentrarci sul signor 2000 e ascoltiamo Hypnosis Liderice. Prodotto poco però non si può lamentare. Cazzo di flow che c'ha questo. Però non può vendicarsi. Tony Bettino sono il vero crax. Velire come una ruspa perché ho chiamato il black e sceso con le Nike. Beretta addosso sono il vero
magari. Se già lo sai che c'ho sempre il contesto, sto facendo barre e non mi sto fermando. Sono Eminem quando se lo cagava, non ho sul plug. Non voglio fumare finché non ci penso, però fumo sempre perché io ci penso. Non come un server perché sto connesso, se non parli soldi io non mi interessa. Ho un affare buono se ci stai, legami col mob, già lo sai. So come ti chiami e dove stai, ti lascerò vivo in via del tutto eccezionale. Venduto shit in via del tutto eccezionale. Capisco dalla faccia che non gli piace. Aspettavo veramente da tanto di poter reactare a qualcosa di Tony 2000, perché è veramente epico. Il suo flow è veramente assurdo, perché rappa proprio in una maniera tranquilla, ma nonostante quello c'ha un botto di attitudine secondo me. Tra l'altro mi ricorda un botto quello di Hood Rich Pablo Juan. Credo che quest'anno Tony 2M ci farà divertire. Andiamo con la seconda traccia, il vero Brad Pitt. Beh, ma che flow. Brad Pitt per lei. Dice che sono Justin Timberlake. Non avevo Timberland, avevo Slayer. Tutti sei girato ed è arrivato un jam. Sono stato nella trap e piovono 30 grammi nelle palle, era scomodo. Faccio games come un comodo. Mio plug mi ha detto estamos. Vuoi lo smoke? Allora vamos. Parlo spagnolo, sono italiano. Vedo che non lo butti giù. Ho fatto un blunt e vedi come butto giù. La storia intricata come uno Scooby-Doo. Truffa ti colpisce, lascia strisce. Sempre sul grind come Tony Hawk. I miei negri vendono coca come un walk. Let's go. Già lo sapete, la trovate nella playlist. L'ho appena aggiunta perché è veramente hard as fuck. Tra l'altro una cosa che non è da tutti secondo me e va sottolineata è che Tony 2M, oltre a rappare e a scrivere, lui fa anche beat. Se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, le sue canzoni le mixa lui. Quindi vi assicuro che non è assolutamente da tutti, perché i beat che fa sono anche abbastanza on fire. Il mix un po' meno, ma credo che sia stato fatto apposta così, quindi va bene così. Ascoltiamo la terza traccia, Per sempre, e poi tiriamo le somme. Non rispetto, cammina di merda. Ma sentite il beat pure qua. Fuma erba tagliata coi rami, coi semi che gli farà male al cervello. Non sai la metà della scicca passata. Gente si fisserà con il passato. Gente vivrà per sempre nel passato. Gente parlerà sempre del passato. Sto con la tua ragazzina. Vuole essere una Tony bambina. Vuole essere una Tony bandita. Ho una Tony diablita. Se vuoi possiamo fare un tete a tete. Oh brother, tu non vuoi perdere. Ho detto all'inizio. Mamma, che flow. Ho detto all'inizio ci sarò per sempre. Vola per il beat che è finito. Ti ho visto che ci sei cascato. Hai creduto di una stanza. Assurdo. Mi ha scammato for real. Quando la seconda volta ha detto che il beat era finito, stavo già skippando la canzone. Papà, ci sei cascato. Comunque, signori, epica. Ma vogliamo parlare di quante cazzo di barre ha fatto? Cioè, io ho perso il conto. Avrà fatto veramente 100 barre. È assurdo. A me il suo stile piace veramente da fare schifo. Sta tutto oscillato nella trap. Rappa sulle cose sue. Cioè, è già un OG. E con questa, quindi, sì, sono tre produzioni di Tony 2M, che quindi si è prodotto da solo l'intero EP. E poi vabbè, sono tre tracce, però voglio vedere a te. Lui in Italia è uno dei rapper emergenti su cui punto di più. Lui, così come tutta Fiamma Gang, secondo me ha tutte le carte in regola per dominare il 2021. E niente, ricapitolando, in questa reaction alla fine abbiamo ascoltato 5 canzoni: Bullshore di Ammo, It, Fats 40L di 40L / Fiamma Gang, It e l'intero EP Hypnosis Leader Rich di Tony 2M. It. In altre parole, Fiamma Gang è una sicurezza. Qual è la canzone che tra queste vi è piaciuta di più? Cosa ne pensate dell'EP di Tony 2M? Fatemelo sapere, come sempre, qui sotto nei commenti. Vorreste una reaction a Slime Musica di Tony 2M? Domanda retorica, perché tanto la dropperò lo stesso. Se il video vi è piaciuto, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina in modo tale da non perdervi altri reaction, altri video e magari la reaction proprio a Slime Musica. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.